gruppo del Crohn e delle colite ulcerose. Purtroppo non è un gruppo che puoi mandare quando vuoi, ma puoi imparare a conviversi e a vincere le tue battaglie quotidiane. Uno spot sulla malattia di Crohn e la colite ulcerosa, firmato dal regista Paolo Genovese, per sensibilizzare e informare l'opinione pubblica sull'impatto di queste patologie sulla vita dei malati, aumentati di circa 20 volte negli ultimi 10 anni, specie tra i bambini e tra i giovani. Il testimonial della campagna sociale presentata a Roma in Senato dal gruppo italiano Malattie infiammatorie croniche intestinali è Simone Sabbioni, dorsista della Nazionale di Nuoto, i cui primati proseguono nonostante la diagnosi di colite ulcerosa. Lanciare una campagna di sensibilizzazione sulle MICI è una cosa molto importante per quello che riguarda l'attività della nostra società scientifica, perché vorremmo far conoscere a livello di popolazione e anche a livello di tutta la comunità di persone affette da queste malattie che curandosi ed essendo positivi si può avere speranza e stare bene. Ci sono oltre 200.000 malati in Italia affetti da malattia di Crohn o colite ulcerosa, spesso non sanno di esserlo e infatti un problema è la diagnosi tardiva e tante volte non riescono a condurre una qualità di vita decente. Quindi un messaggio di positività, che può essere anche di educazione nel come affrontare la malattia, credo sia una cosa importante oggi nell'era dei social e dei media per generare speranza e entusiasmo. Mi sono avvicinato alla malattia di Crohn attraverso mio figlio, che è in affetto ormai da un po' di anni, però da solo 2 anni abbiamo scoperto esattamente che è Crohn, perché poi la difficoltà è quella di diagnosticare queste malattie. E quindi ho accettato veramente con enorme piacere di fare una campagna di comunicazione che potesse in qualche modo, da un lato, rassicurare le persone affette da MICI, dalle malattie infiammatorie e croniche intestinali, rassicurarle che c'è un'associazione di riferimento al quale possono rivolgersi tranquillamente e dalla quale possono avere le cure necessarie. E dall'altro, in questo spot volevamo anche far vedere come chi è affetto da Crohn o da coliti ulcerose, da malattie infiammatorie in generale, può comunque avere una qualità della vita molto buona. Sono malattie invalidanti se non curate, ma se curate, se prese in tempo, se alle spalle ci si rivolge un gruppo di esperti, si può fare una vita assolutamente normale. Le difficoltà con le malattie intestinali croniche si superano e avendo una mentalità, secondo me, da sportivo, quindi con dedizione, rigore e tanta voglia di arrivare all'obiettivo. Quindi consiglio a tutti quanti quelli malati che avendo una mentalità da sportivo si può arrivare, e sono la prova, a un obiettivo che è lo star bene, che è quella la cosa più importante. Quindi un grosso in bocca al lupo a tutti. L'associazione Amici si è fatta promotrice di diverse indagini, una fra tutte quella che ha chiesto ai pazienti come deve essere la cura. Abbiamo parlato oggi di cura e il paziente ha chiesto maggiore ascolto e maggiore attenzione. Purtroppo il solo 25% dei pazienti aderisce alla terapia e l'altro 71% aderisce in maniera parziale, l'11% invece rinuncia alla cura. Dalla ricerca condotta dall'Associazione Amici in collaborazione con la Cattolica Altems di Roma siamo riusciti a individuare il costo medio annuo a carico di un paziente con malattia cronica intestinale. Parliamo di circa 700 euro, costo annuo a cui possiamo considerare anche i costi indiretti. Questi costi arrivano fino a 2.200 euro all'anno. I disagi che i pazienti denunciano sono sicuramente anche quelli dell'ambito lavorativo, in cui per il paziente è difficile inserirsi nel mondo del lavoro in considerazione anche del loro stato di salute. Il dovere dell'industria è mettere a disposizione delle soluzioni innovative che provengono dalla nostra ricerca. Ce ne sono già a tante e molte stanno arrivando e sono prodotti straordinari perché cercano di mettere risoluzione a queste malattie. Ovviamente stiamo parlando di farmaci biologici, quindi di farmaci innovativi che non sono i farmaci di sintesi chimica che venivano usati una volta, ma sono farmaci che aiutano il nostro organismo a reagire quando viene aggredito da queste malattie che hanno un'origine immunitaria. E questo è una cosa straordinaria, perché pensiamo che questi farmaci aiutano il nostro organismo a combattere contro una malattia che lo sta devastando.